Buonasera. In una sua recente intervista a un quotidiano francese, il filosofo François Cheng dichiara: in questi tempi di miserie onnipresenti, violenze cieche, catastrofi naturali o ecologiche, parlare di bellezza può sembrare incongruo, sconveniente e persino provocatorio, quasi uno scandalo. Ma proprio per questo si vede come all'opposto del male, la bellezza si collochi agli antipodi di una realtà con la quale dobbiamo fare i conti. Bellezza in senso ampio, naturalmente. Bellezza dell'amore, ad esempio. E poi ancora stupore, interrogazione, coscienza civile e umana, anche delle contraddizioni e delle più profonde verità. Noi ragazze e ragazzi dell'Alberini siamo qui per confermare con delle letture di poesie e testimonianze letterarie il nostro impegno, la volontà di riflettere, credere nell'uomo, sperare, operare, crescere. Nessuna pretesa, come ovvio, di essere attori o interpreti, soltanto lettori partecipi e entusiasti, attenti, con l'auspicio di avere la vostra accoglienza in sintonia di riflessione e, perché no, di convinzione. La prima stazione del nostro simbolico viaggio prevede tre testi sul significato specifico di bellezza. Il primo è del poeta e filosofo libanese Khalil Gibran. Il secondo raccoglie una serie di aforismi sul tema. Il terzo è un breve, intensa poesia di Baudelaire intitolata appunto La bellezza.